Amici sportivi di Odio, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte della sesta puntata di S4, il programma delle 4 S, Sport, San, Sì e Snow, il programma dedicato agli sport all'aria aperta, al mare e alla montagna. Con me a raccontare la storia di sport di montagna, Lisa Santa Maria. Buonasera, continuiamo alla scoperta di questo meraviglioso mondo che è quello della montagna e dello sci. Direi di parlare ancora un attimino con Ivan di quello che è il comprensorio di tuo interesse su quello che può essere questo inverno. Noi abbiamo dei dati di sofferenza a dicembre, come tutte le località, però il gennaio c'è stata una ripresa, nonostante la crisi si faccia sentire sul portafoglio delle persone. La crisi che c'è in Italia per una stazione come la nostra, che fa riferimento per un'altissima percentuale al mercato italiano, è ovvio che va a pagare dazio. Però questo non ci preoccupa, perché comunque abbiamo avuto la capacità di riuscire ad avere dei meeting numerosi che iniziano nei prossimi giorni, che ci permettono di recuperare un pochino di numeri. Ecco, voi avete fatto, come dicevi Iva, hai fatto di chiaro, a dicembre non c'era neve, era un brutto periodo, ma adesso c'è tutto marzo, Pasqua e l'8 di aprile, poi voi a San Martino avete la fortuna, perché lo so, avete anche una bella offerta, dimmi se sbaglio, primavera ed estate. San Martino di Castrozza è un po' l'istituzione di una certa borghesia, di un certo tipo di turismo, insomma, San Martino di Castrozza è una delle, diciamo, località delle Alpi più importanti, se non sbaglio, io me la ricordo San quando ero Martino di ragazzo. Castrozza, È un Floriano, po'. cioè, lo sai, ci siamo visti quest'estate, no? È talmente bella che è anche difficile raccontarla, perché queste Dolomiti, questa corona dei Dolomiti è come la corona di un re, ti rende Queste signore. pale dietro Sì, che. ti rende signore. Sei fortunato ad essere collocato in mezzo al cuore delle Dolomiti, che sono anche patrimonio dell'UNESCO. Questa è una discriminante molto importante per chi sceglie la vacanza. Noi siamo nel cuore del Parco Naturale Panevėžio Pala di San Martino. Quindi nell'immaginario di chi sceglie la vacanza già ti ritrovi un'aria pura, un ideale di vacanza, no? Ci arrivi e ti ritrovi queste Dolomiti che vediamo adesso, è una fortuna che abbiamo. Ovvio che la vacanza va strutturata, come altri mi insegnano, e arricchita di Ecco, contenuti veri. raccontaci queste che immagini sono, per chi non conosce San Martino di Castrozza, queste Questo è sono. Cimon della Pala, questa è una visuale aerea, che sono le immagini che abbiamo realizzato quest'anno. Credo che siano fresche di quest'anno, perché non è nevicato molto, comunque è diventato bianco, no? E quindi è già molto importante, perché l'impatto visivo è molto bello, il panorama è molto bello, è bianco. E sono delle immagini che, nel momento in cui Beh, bellissime queste immagini, ti porti a indubbiamente. sciare a San Martino, queste sono le immagini che vedi realmente, non sono delle immagini che abbiamo Qui non si fa acquistato. Photoshop, qui, non No, si, non, non. no, no, qui è tutto vero, quindi purtroppo la gente è nevicata nei posti sbagliati e la gente pensa che non ci siano. Invece nel tuo comprensorio mi sembra che la situazione, nella prima parte abbiamo parlato dei 100 km di piste, di questo comprensorio che parte da Temù, in Val Camonica, Brescia, arriva sino nell'Alta Val di Sole, passando per il Tonale, per il Presena. Mi avevi detto che a voi vi ha salvato in questa stagione il Presena, il famoso ghiacciaio del Tonale. Io ero ragazzino, mi ricordo, cioè chi scia, chi fa dello sci della professione non può non essere stato almeno una volta nella vita al Tonale. Però state cambiando tutti gli impianti nuovi, avete fatto il collegamento a Ponte di Legno fino al Tonale. Poi avete fatto la Paradiso che dal Tonale va su al Paradiso e novità, se non per questa estate, per la prossima, c'è il nuovo collegamento che dal Paradiso va fino in cima al Presena. Assolutamente sì, come appunto dicevamo, ci saranno i nuovi lavori che inizieranno la prossima estate e si concluderanno non con la prossima stagione invernale, ma la successiva. E devo dire che è un investimento importante che però rientra nella pianificazione che viene fatta dalla società degli impianti, in questo caso la Carosello, perché ricordo che il nostro comprensorio È composto da varie società. Composto da tre società degli impianti, due a capitale misto pubblico e privato e una privata. Società che sono svegliate perché mi ricordo, ghiacciaio, si stringono sempre di più, però l'avete salvato perché avete messo i famosi teloni Sì, perché sul tra l'altro, ghiacciaio esatto. a giugno, voi coprite tutto il ghiacciaio con dei teloni termici che preservano. Dall'irraggiamento solare. Questo è diciamo, una sperimentazione che stiamo portando avanti insieme all'Università della Svizzera,
ci ha permesso di risparmiare circa 2 metri di ghiaccio già anche lo scorso anno. Anche questo è un investimento importante, ma il ghiacciaio Presena è un alveo molto piccolo, quindi per noi è fondamentale preservarlo. Poi il vostro sogno è, perché in cima alla Presena, poi dietro, per gli appassionati di alpinismo, abbiamo parlato la scorsa puntata, si scende, si va al ghiacciaio Pian di Neve, si arriva sino all'Andamelo. Cioè assolutamente sì, e quindi insomma noi con questo vogliamo anche realizzare un impianto che ci aiuti a sviluppare il prodotto estivo, perché a differenza di San Martino, dove invece sono molto forti sul prodotto estivo, noi siamo ancora un pochino carenti da quel punto di vista. L'anno scorso abbiamo messo a posto le passerelle, quindi del Sentiero dei Fiori, sono state frequentatissime, e questo nuovo impianto andrà a servire anche durante l'estate proprio queste passerelle, che hanno avuto un'esplosione di passaggi. Un percorso magnifico, il Sentiero dei Fiori, che quindi consigliamo a tutti gli appassionati. Ivan, ti ha dato un là unico. Giovanni ti ha presentato come San Martino la perla della primavera, direi, no? Ci siamo messi d'accordo prima, e poi vediamo come risolvere, insomma, dal punto di vista economico, l'assist. No, San Martino di Castrozza ha la fortuna di aver sempre avuto un turismo estivo, perché storicamente anche i rifugi erano di proprietà del DEA Fauno, che è il nostro CAI tedesco. Ah, i tedeschi sono proprietari dell'impianto? No, sono sempre stati, li hanno costruiti, oggi hanno cambiato... Ah già, lì eravate in Austria una volta. E quindi il tedesco ce l'ha a riferimento, quindi il trekking delle pale, del palagruppe in Germania ha grande successo. Lo è diventato anche in Italia, no? Noi abbiamo fatto un accordo con il Bayern Monaco attraverso Trentino Marketing. Sì, che viene da voi, il Bayern di Monaco. Viene in ritiro, proprio perché il marchio del Bayern è un marchio di qualità che ci permette ulteriormente di rafforzare San Martino di Castrozza in Germania. Ecco la nostra capacità estiva. Siete un po', no? Camaleontici, vi trasformate. Tu sei responsabile comunicazione, Vittorio. Sì. Non deve essere così difficile comunicare il brand San Martino in Italia e nel mondo. No, i contenuti ci sono tutti, perché nella stagione invernale e nella stagione estiva abbiamo contenuti diversi, ma ce li abbiamo. Ovviamente i competitor sono molti, quindi quando si va a comunicare bisogna comunicare cose giuste nei mercati giusti. Ovviamente siamo davanti a uno scenario turistico che si fa di giorno in giorno sempre più compresso, e essere presenti sui mercati è sempre più difficile. Ecco, competitor che si ritrovano tutti alla fiera di Bolzano, la famosa Pro Winter, la fiera più importante del mondo invernale, 18-20 di aprile, una fiera a cui non manca nessuno degli operatori turistici. 360 gradi, il mondo della neve è coperto e avendo l'asso nella manica che riusciamo anche a comunicare con il mondo di lingua tedesca, riusciamo anche a trarre in fiera non solo il pubblico italiano, ma anche d'Oltralpe. E comunque diventa il punto d'incontro, come dicevi tu, più importante per gli operatori del settore. Pro Winter e Alpitech 18-20 di aprile, tu parli tedesco? Un po', ma non do prova in questo momento, magari, evitiamo. Però una curiosità l'avevo da chiedere a Geraldine. C'è una differenza di richiesta e di osservazione da parte di quelli che sono i clienti italiani rispetto a quelli tedeschi? Non so, se l'operatore deve offrire un prodotto con diverse caratteristiche rispetto a una clientela di paesi diversi, che poi mi hai detto che sono tantissimi gli operatori quest'anno. Sì, noi in fiera tra Alpitech e Provintor abbiamo più di 400 marchi rappresentati. Chiaramente gli espositori che vengono dall'estero cercano a Bolzano un contatto con il mondo italiano. Avendo anche un po' l'aiuto della lingua, Bolzano per loro è uno sbarco in Italia più facile. I visitatori vengono a vedere, soprattutto in Provinter, comunque l'Italia è famosa per la moda, quindi l'abbigliamento. Quindi l'italiano viene richiesto. Beh, l'Italia funziona anche nel mondo dello sci. Loro sono nati in Cina si sia tutto... Sì, proprio questa settimana. Sia tutto Alto Adige, Trentino Alto Adige, esatto. Avete fatto delle belle cose. Quel grande Hervé Stricker, che è stato uno dei primi, che ha creato Pro Winter, il mitico, uno dei componenti della Valanga Azzurra, fatto Pro Winter, nato in Cina, insegnate ai cinesi come si fa. Ora bisognerebbe portare i cinesi qua. Ma lo stesso Erwin ci ha fatto sbarcare in Cina con la fiera, l'Alpitech. In questa settimana, oggi, in Cina, a Pechino, si svolge l'Alpitech China. Ecco, magari arrivassero i cinesi, 1 miliardo. Invece da voi, nel passo del canale, i cinesi non arrivano, ma voi siete una
San Martino tanti tedeschi, da voi invece da tutta Europa, tanti italiani, tanti lombardi, ma soprattutto sì, tanti, una clientela vera, tanti belgi, inglesi. Noi siamo una multinazionale degli arrivi da questo punto di vista, che lavoriamo con circa 20 paesi tutto il mondo. Abbiamo mercati che vanno da Israele, ovviamente tutta Europa, soprattutto l'Europa dell'Est, che in questo periodo sta spingendo molto ovviamente sulle nostre località. Sono mercati nati non da tantissimo tempo, ma nei quali ci sono tantissimi sciatori. La domanda poi la giro a Ivan sul tipo di mercato, però adesso, meno male che c'è la pubblicità, ci vediamo dopo la pubblicità con la terza e ultima parte di S4, il programma delle 4S, Sport, Sun, Sea e Snow. A tra poco. My second skin to London 2012. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Tanti anni fa ero in macchina, proprio come te adesso, e decisi di fermarmi alla Kuwait. Due chiacchiere col gestore, il pieno, un caffè, e notai che quelle persone avevano qualcosa in comune con me. Capita. Insomma, mi trovai così bene che continuai a fare il mio lavoro da qui. E oggi trasmetto da una stazione Kuwait. Cercami. Scusi, ma il DJ trasmette da qui? No. È tutto registrato. Ah, ok. Kuwait, il migliore amico di chi guida. Hands-free, design e tecnologia. La nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 cm di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici, ti porta un passo oltre l'HD. Find yourself in Asprey. Fiera Bolzano vi invita a ProVinter 2012, la fiera internazionale del noleggio e dei servizi per gli sport invernali. Oltre 350 aziende, molti eventi e venerdì giornata dedicata agli appassionati dello sci alpinismo. ProVinter e Alpitech 2012, da mercoledì 18 a venerdì 20 aprile.